sono stati tutti trasferiti a Casoli, a Tessa, Gissi, gli anziani positivi al Covid che erano ospitati a Villa San Pio di Lanciano. Si tratta di una quindicina di anziani e da fonte ASL apprendiamo che non erano stati vaccinati e che non risultava alcuna richiesta in tal senso da parte della struttura. Sempre alla stessa ASL non è mai pervenuto il monitoraggio giornaliero degli anziani, seppur sollecitato. Sindaco, ancora focolai nelle strutture per anziani, qualche giorno fa Villa Novecento, in queste ore Villa San Pio. Sì, effettivamente questa seconda ondata ha colpito, terza come vogliamo chiamarla perché è difficile catalogarla, ha colpito queste strutture, i residenti sono stati tutti trasferiti, una nota di merito ai medici dell'USCA, alla dottoressa Rosato che ha coordinato questa operazione che non è stata semplice, ma i residenti sono stati trasferiti in strutture sanitarie per essere ovviamente controllati meglio, considerando anche l'età. E tutto questo ovviamente dà l'idea di una attenzione particolare che noi dobbiamo dare sia come sindaci, essendo anche presidente della provincia, e come azienda sanitaria locale, per essere pronti ad intervenire in una situazione che ha visto a Lanciano tanti decessi, a cui oggi in questa giornata pasquale noi siamo vicini e li abbracciamo. Prosegue intanto la campagna vaccinale a Lanciano. Sì, noi abbiamo predisposto tutto affinché il Palamasciangelo sia pronto. Noi siamo capaci da domani mattina di iniziare le vaccinazioni. Purtroppo il problema, e questo ovviamente non è solo di Lanciano, della provincia di Chieti, i vaccini non ci sono. Ma noi abbiamo organizzato 4 postazioni, tutto pronto. È un luogo accessibile, è un luogo in cui i nostri cittadini possono sostare in maniera dignitosa, al coperto, in comodità, e possono attendere la fase post vaccinazione, che di solito è 15-20 minuti, con altrettanta capacità di essere ricevuti come meritano i nostri cittadini. E ovviamente noi ci siamo anche predisposti alla collaborazione come comune. Ci sono anche tanti medici di Lanciano, dei dintorni, che si sono predisposti alla collaborazione. Io stesso mi sono iscritto e vediamo il direttore generale quando ci darà il via libera per questo importante intervento.